Chiesto di parlare il senatore Di Nicola, ne ha facoltà. La ringrazio Presidente per un intervento che lei gentilmente mi ha concesso, che si poteva fare domani, ma che a nome di tutti i cittadini abruzzesi, alle prese con il Covid e la crisi terribile che c'è negli ospedali e nelle strutture sanitarie, una denuncia a questo punto che può servire per tutte le situazioni analoghe che si stanno probabilmente consumando in ogni angolo d'Italia. Signor Presidente e cari colleghi, io pensavo di aver visto il peggio nella mia vita professionale come giornalista, avendo assistito a disastri, a scene drammatiche come quelle relative per esempio alla tragedia di Sarno, con le vittime tratte fuori a fatica dal fango, o il terremoto dell'Aquila, dalle macerie. Ma quello che ho visto in questi giorni come semplice cittadino, perché ho avuto la sfortuna, ma a questo punto diventa un'opportunità, come semplice cittadino che ha potuto, per quanto poteva, mettersi a disposizione di medici, ma soprattutto malati in condizioni critiche, alle prese con la morte nell'ospedale di Avezzano, credo di essere stato più utile in questi 5 giorni che in 2 anni di attività parlamentare. Per dire che cosa, signor Presidente? Lo dico a lei e mi rivolgo al Ministro della Sanità e anche al Presidente del Consiglio. Nella Marsica, oltre 30 comuni, e nell'ospedale di Avezzano la situazione dei contagi è fuori controllo. Non solo non si riesce a fare il trattamento, ma non si riescono a fare tamponi perché mancano le macchine per processare e mancano i reagenti. Nell'ospedale di Avezzano si è verificata questa singolare, terribile situazione nella quale i malati Covid stanno infettando i malati degli altri reparti perché per tempo non si è provveduto ai percorsi designati per separare le due realtà. Ci sono medici e chirurghi che escono dalle sale operatorie e sono costretti a transitare nelle zone infette. Per dire dunque alla fine che cosa? Non c'è tempo, ma mi appello al Presidente del Consiglio, al Ministro della Sanità, perché gettino immediatamente uno sguardo in quella struttura ospedaliera che non solo non riesce più a fronteggiare l'emergenza esterna, ma è diventato un problema per se stessa perché è diventato un centro di contagio. Ci vuole quindi immediatamente un ospedale esterno, una tensa struttura, e ci vuole personale medico, ci vuole personale paramedico, perché la situazione è assolutamente fuori controllo. La ringrazio davvero, Presidente. Grazie, senatore Nicola.